Benvenuti nel corso numero 1, finanziato e realizzato dall'Ente Bilaterale Turismo Toscano, con il contributo dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Il corso si intitola Esistono curriculum innovativi? Vi parlerò di mille modi di fare un curriculum e di costruire il vostro video curriculum. Sono Ilaria Bigliazzi, responsabile della formazione e dei servizi orientamento. Il corso è suddiviso in quattro capitoli. Nel primo capitolo affronteremo il tema di come si comunica con il curriculum e a che cosa serve. Nel secondo capitolo guarderemo un curriculum europeo e gli esempi di videocurriculum. Nel terzo capitolo parleremo di comunicare se stessi, quante forme di curriculum innovativi esistono. Nell'ultimo capitolo, il quarto, affronteremo il colloquio di lavoro con alcuni consigli. Come si comunica con un curriculum e a che cosa serve? Cosa vogliamo comunicare con il nostro curriculum? E soprattutto, quando stiamo stendendo il nostro curriculum, ci dobbiamo domandare a chi vogliamo comunicare qualcosa? A che cosa serve un curriculum? È il necessario lasciapassare a un colloquio. Ci serve come lo strumento per presentarsi ad un'azienda e nel 90% dei casi viene valutato prima di incontrare la persona, prima di vedervi e quindi fornisce un'idea di chi siete, di come siete. Ecco perché è importante che il curriculum venga ben preparato, strutturato e studiato. A che cosa ci serve il curriculum? È sicuramente uno strumento di presentazione. Il curriculum serve al selezionatore per verificare le nostre conoscenze e quindi la nostra formazione e preparazione, le nostre competenze ed abilità acquisite in contesti formali, non formali e informali, le nostre esperienze professionali, quindi i lavori che abbiamo svolto, ma non solo, anche le nostre aspirazioni e motivazioni, oltre ad analizzare le situazioni logistiche, la distanza, la disponibilità a viaggiare, a lavorare in team ed altre caratteristiche trasversali. Tutto deve essere ovviamente coerente con la posizione per la quale ci stiamo candidando in quell'azienda. Cosa deve contenere il curriculum? Ovviamente le caratteristiche legate alla personalità e al carattere saranno oggetto di valutazione durante il colloquio, ma lo stile e la forma del nostro curriculum veicolano importanti informazioni che permettono al selezionatore di leggere tra le righe e di avere prime informazioni sulle nostre aspettative, sulle nostre modalità di affrontare, il lavoro, sulle nostre conoscenze e competenze. Quindi è fondamentale a cosa si scrive nel curriculum, ma anche a come si scrive, a quale forma decidiamo di utilizzare, soprattutto dimostrando una coerenza e un'inerenza con l'offerta alla quale ci stiamo candidando. Per quanto riguarda il cosa deve contenere un curriculum, al di là del modo in cui noi vogliamo prepararlo? Di solito è accompagnato da una lettera di presentazione. La lettera di presentazione deve contenere le nostre aspirazioni, i nostri obiettivi, quello che vogliamo realizzare e raggiungere e la motivazione per la quale ci candidiamo per quell'offerta di lavoro e perché ci riteniamo adeguati a rispondere a quell'offerta. Entrando nel curriculum, la prima parte, una delle sezioni più importanti, è la parte dei dati anagrafici. Oltre al nome e al cognome, non dobbiamo dimenticarci di indicare il nostro codice fiscale, data e luogo di nascita, ma soprattutto numero di telefono valido, indirizzo dove raggiungerci e indirizzo mail. Queste caratteristiche sono fondamentali, queste informazioni, per far sì che il selezionatore possa avere una prima idea di noi, ma soprattutto possa rintracciarci in caso di contatto per un colloquio conoscitivo. La seconda sezione è dedicata alle nostre conoscenze e quindi qui elencheremo i titoli della nostra istruzione, dal diploma alla laurea, agli eventuali master, tutte quelle informazioni che
e titoli acquisiti formalmente che dimostrano le conoscenze che abbiamo acquisito negli anni. La terza sezione è dedicata ai corsi, agli stage, alle esperienze significative che abbiamo realizzato nel percorso di carriera. Esperienze, per esempio, quali un Erasmus, un'esperienza di stage all'estero, sono estremamente fondamentali e danno importanti informazioni al selezionatore, che può comprendere quali altre conoscenze trasversali abbiamo acquisito, quali altre esperienze abbiamo fatto e quali sono le nostre, ambizioni e possibilità. Un'altra sezione importante è dedicata invece alla conoscenza delle lingue e dell'informatica. Queste due conoscenze sono ritenute conoscenze trasversali, conoscenze però specifiche, che si adattano bene a qualunque mansione e di solito sono chieste indipendentemente dal settore per il quale ci stiamo candidando. Per quanto riguarda le lingue, va sempre specificato il numero delle lingue parlate e rispetto alle lingue sempre la conoscenza, il livello di conoscenza della lingua sia scritta che parlata che uso lettura. Per quanto riguarda l'informatica, specificare i corsi riconosciuti o i corsi che abbiamo svolto rispetto alle materie informatiche, se abbiamo dei patentini specifici, altrimenti elencare l'elenco di software, di programmi che si conoscono e si sanno utilizzare. Le esperienze professionali, sicuramente il cuore del nostro curriculum. Le esperienze professionali vanno elencate in ordine cronologico. Ovviamente dobbiamo mettere le esperienze professionali più rilevanti rispetto all'offerta per la quale ci stiamo candidando. Le esperienze professionali non sono altro che le esperienze di lavoro che abbiamo avuto e quindi dobbiamo specificare la tipologia del contratto. Il luogo di svolgimento, la mansione svolta e nella mansione il selezionatore potrà identificare quelle che sono le competenze e le abilità che abbiamo acquisito attraverso l'esperienza lavorativa. Un'altra sezione non obbligatoria e a dire il vero utilizzata soprattutto nei curriculum per figure manageriali è specificare l'ultimo inquadramento e la retribuzione. Questa sezione non è una delle più importanti ed anzi va indicata soltanto in casi particolari, soprattutto se richiesto dalla stessa offerta. Altra sezione è quella dedicata agli interessi e hobby, una sezione assai importante perché fornisce al selezionatore altre informazioni su di noi, ovvero permette al selezionatore di comprendere quali sono anche competenze trasversali che abbiamo acquisito in altri contesti non formali, ovvero contesti informali non formali, quali ad esempio lo sport, il volontariato, esperienze comunque significative che ci hanno messo in contatto con altre persone, ci hanno permesso di svolgere mansioni e compiti e acquisire anche competenze. Non dimenticarsi inoltre l'ultima parte, la liberatoria per la privacy. Con la liberatoria, citando la normativa, possiamo dire al selezionatore che i nostri dati possono essere trattati secondo i dispositivi a norma di legge previsti dall'azienda. Di conseguenza, il selezionatore potrà archiviare il nostro curriculum e contattarci per un colloquio conoscitivo. Non dimenticarsi infine di datare e firmare sempre il curriculum. È la firma che certifica le nostre esperienze e conoscenze e che dà valore al nostro curriculum, oltre che testimonia che abbiamo rilasciato la liberatoria per la privacy. Come deve essere il nostro curriculum? Sicuramente finalizzato. Se stiamo rispondendo a un'offerta precisa, dobbiamo indicare nel curriculum soltanto le esperienze, le conoscenze che sono inerenti e quindi finalizzare il nostro curriculum a rispondere a quella precisa offerta, a quella precisa azienda. Tematico. Più il curriculum riesce ad essere letto facilmente e più risulterà interessante per il selezionatore. Infatti,
prevedere degli schemi permette al selezionatore di sottolineare e di leggere il nostro curriculum più velocemente e di mettere in evidenza i caratteri salienti. Sintetico ma esaustivo. Non è necessario elaborare un curriculum di molte pagine. Il curriculum deve essere sintetico, deve contenere le informazioni chiare e sufficienti a rispondere a quella offerta. Ovviamente non dobbiamo tralasciare nessuna delle sezioni e quindi affrontare tutte le tematiche che abbiamo precedentemente espresso: conoscenze, competenze, esperienze, interessi e tutto il resto. Deve essere anche chiaro e preciso. Chiaro in termini di terminologia, utilizzare una terminologia appropriata dimostra già di essere competenti ed esperti in quel settore. Preciso perché dobbiamo dare le informazioni giuste per rispondere a quell'offerta senza aggiungere informazioni che possono essere non rilevanti. Interessante. Considerate sempre che ogni offerta riceve almeno 300 curriculum di risposta. Pertanto, se il vostro curriculum risulterà più interessante e più accattivante, sarà più facile che venga visto e selezionato dal selezionatore, che vi ricontatterà per un colloquio conoscitivo. Originale ma non eccessivo. Se abbiamo la possibilità, perché non specificato nell'offerta, di utilizzare un curriculum che sia diverso dal curriculum europeo, possiamo permetterci di fare anche un curriculum originale, che dimostri anche qui una volta la nostra personalità e le nostre competenze. Ovviamente, quando si intende originale, si deve anche comprendere che non si tratta di qualcosa di eccessivo, quindi dobbiamo stare attenti a dosare i colori e attenti anche all'impostazione, formale e grafica. Infine, non dimentichiamoci che il curriculum è uno strumento che presenta la nostra carriera professionale. Pertanto, deve essere estremamente professionale, contenere tutti quegli elementi che riconducono alle nostre conoscenze, competenze e abilità e che ci permettono di presentarsi al mercato del lavoro.